Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità è solo uno stato culturale più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quel che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuano a far nascere uomini che poi le tradiranno. Verso fai. No, per favore, un
silenziosa Topolino. Topolino, sei così carino. Mi vuoi sposare? Ma sì, ma tu che verso fai? Ma la tua voce è così dolce. Sì, io ti sposerò. Ma tutti gli amici della Topolino cominciarono a metterti in guardia. Nello stomaco perché in faccia i limiti si vedono. Tu al lavoro non ci torni. Vuoi tornare a fare la civetta con tutti quei clienti? Bah! Un altro ceffone, cazzotto nello stomaco, stai a casa e zitta. E anche quando parlavo con quelle stronze delle sue amiche per telefono, oh, mi piacerebbe tanto, sai, tornare. Quella volta preso il cellulare, una botta sulla tempia, zitta, è in cucina. Poi finalmente l'ho ingravidata e pensavo che avesse smesso, cazzo. No, un po' è migliorata, ma continuava a rompermi le scatole.
dovevo aiutarla a casa, che aveva le nausee. Le nausee me le fai venire tu con quella cellulite, tutta sfatta, mettiti un po' d'accordo. Niente. E poi che fa quella? Mi sforna una femmina. A me. Io che volevo un maschio. La stirpe. Com'è che dite, scusate? Auguri ai figli maschi, mica figli e femmine. Io vado a lavorare, io porto i soldi, io sono il padrone qui. Però, cavolo, la bambina mi sorrideva ogni sera anche quando tornavo stanco dal lavoro. E Luisa si illuminava con gli occhi quando la prendeva in braccio. Ma io quando tornavo a casa, stare solo sul divano, che mi importava dei pannolini, le pappe. Io volevo stare tranquillo sul divano a vedere la partita. E invece no, lei continuava, devi aiutare, me ne sono sempre da sola. E più si lamentava e più io la menavo. Quattro schiaffi e tornava tutto come prima. Ilaria? Oh, Ilaria. Uscita al bar con gli amici, una carina, una che non ronda. Luisa se ne accorta subito. Una sera che sono tornato tardi, e certo il profumo che avevo non era il profumo religioso. E allora lì ha ricominciato a dirmi che io non potevo trattarla così, che lei stava tutto il giorno in casa con la bambina, aveva perso tutte le sue amiche. Ma che cazzo me ne frega delle tue amiche, quelle quattro zoccole, e anche quelle del centro antiviolenza, dell'aiuto. Vieni qua, che un aiuto te lo do io. Un calcio nelle costole e stai zitta. Poi un giorno sono tornata a casa e non c'era più nessuno. Se n'era andata. E ho lasciato un biglietto. Basta, è finita, non cercarmi. Chissà chi gliel'aveva messo in testa la storia di lasciarmi. Stupida pure a scrivere. È finita, non cercarmi. È finita un cazzo. Ma dove vai senza di me, con una bambina piccola? Ho cominciato a chiamarla. Le parti e lei mi rispondeva. Ho parlato anche con quella stronza della madre. E certo che mi rompeva. A me non mi lascia nessuno. Poi finalmente un giorno mi ha chiamato. Aveva parlato con l'avvocato per il divorzio. Ti prego, Lisa, non può finire così. Questi giorni in Italia capire che ho sbagliato. Ti prego, ricominciamo. Una pausa. E lì ho capito che stava cedendo. Ti prego, Lisa. Un caffè e poi basta. Sono passato a prenderla alle 7. Si è portata anche la bambina. Siamo rimasti in macchina. E allora l'ho presa per i capelli e ho cominciato a sbatterle la testa contro il cruscotto. Basta! Basta, mi diceva. Ma non è per il dolore. Basta! Lo stava dicendo a me. Basta! Tu non me lo dici! Hai capito? Basta!
E adesso me lo posso lavare questo cazzo di sangue dalle mani? Amor che al cor gentil ratti s'apprende, prese costui della bella persona che mi toglie, e il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdone, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse me ad una morte, che inattende chi a vita mi spezza. Lui vendeva stoffa al mercato e aveva gli occhi di gatto. Ma io ero già sposata con Mamed, che aveva 40 anni più di me. Mamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato, almeno questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina era stata più sfortunata, il suo aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata 13 anni. Ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto, segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai. E la vita passa presto come un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato e il mio cuore si è come svegliato e ha cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì al mercato di Tabriz, sul letto di damaschi colorati e sete preziose, tutte mi chiedono come sotto una pioggia di piedi. Il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto nudo. Ma quello che mi ha veramente colpito è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese che erano venuti a vedere lo spettacolo. Forse volevano unirsi, ma io ero già seconda. C'erano anche mio padre e mio fratello ad applaudire. Tutte mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene. La famiglia risparmia per la tomba. Ma anche sotto tutte le pietre del deserto del Gran Sasso, nessuno potrà mai togliermi il mio amore dagli occhi di gatto. Ma l'onore, signori, l'onore. Che cos'è l'onore? Ecco, bravo, hai raccontato come sei volata nel paradiso di Allah. E mica posso farlo io che sono di realtà di setta. Tanto per cominciare. Diciamolo subito che qui di vergini neanche l'ombra. E siamo tutte donne di una certa esperienza, via. E non vi offendete che era solo una battuta. E dopo tutto quando siamo tra noi ci fa tanto ridere. Comunque, io sono Carmela Rositano Mandaloo. Mandaloo è il cognome da sposata. Sono coniugata Mandaloo. Nata a Caltanissetta, il eccetera eccetera. Deceduta a Caltanissetta, il eccetera eccetera, per mano di mio marito Totò Mandaloo. Motivazione: delitto d'onore. E lo sai pure tu quello che vuol dire. Ma guarda, come da voi, la Tanis e io a Caltanissetta. Io qualche anno fa e tu l'altro ieri. Io in Italia e tu in Italia. Io con la Lupara e tu la Milano. Vabbè? E sei adultera pure tu, no? E che ci vuoi fare? E queste sono cose che cambiano nella vita. Il problema è che sei donna. E queste sono cose che te la tolgono la vita. Per sempre. Chiunque cagioni la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui scopre la illegittima relazione carnale, e dallo stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Ma per un omicidio normale ti potevano dare fino a 21 anni. A mio marito ne hanno dati solo 5. E c'era ancora quella legge che dava una mano a questi mariti disonorati. Adesso ne ha sposato un'altra. Ma la mena solo, per ora. Insomma, io sono una veterana. La Lupara fa male, ma in fondo è solo un colpo in vita. Tutte quelle dopo di me, invece. Lacci, le corde al collo, le pugnalate, annegate. No, sono veramente felice di essere morta così, senza soffrire tanto. Il dolore è quello vero, per chi sopravvive, per le vittime
con i familiari. L'arpara fa male, ma è solo un corpo vivo. E l'anima vola, senza dolore. Oi, Valentina, gambe lunghe per ballare. Oi, Valentina, ed ogni ballo un nuovo amore. Cocca, pompa di albicocca, che ti dà con tutto il cuore. No, Valentina, che prima giochi e poi ci muore. Valentina, occhi grandi come il mare. Valentina, tutta senta torturare. Ora dici che lavora e che ci ha messo una croce su. No, Valentina, non ti riconosco più. E allora corri, 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 corri come la tua amica amata. Corri, corri come il vento che ti porta e non si ferma mai. E allora corri, corri come il vento, e se la gonna te la strappa una spina. No, Valentina, è una rosa, chi lo sa. No, non ti ama, ma che differenza fa. Anelli con i nostri nomi,
il viaggio di nozze. Amore? Amore? Sposarsi è un passo obbligatorio. È una cosa che si deve fare. Ti partono pure tantissimi soldi. Devi invitare a pranzo gente che neanche conosci. Quelle che cantano il coro con mia madre, quelle 12 zitelle calabresi che pesano 180 kg e occupano pure 3 posti. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore, però la vita di coppia la pensavo meglio. Cioè, lui mi vuole tanto bene, ma è un po' geloso. Se mi arriva un messaggio, mi prende il telefono e vuole vedere di chi è. Però dai, se è geloso vuol dire che a me ci tiene, io sono contenta. Però, che ne so, mi sembra tutto un po' troppo. Si è messa in testa di lavorare. Ma che bisogno c'è a lavorare? Ce vado io. Sta tutto il giorno fuori casa, ma io non mi sono mica sposato una ballerina. A me fa la commessa, mi piace, dai, le cose con le ragazze e ci divertiamo un sacco. Oh, ieri ho perso tempo dietro a una cliente che era talmente grassa e che non gli stava bene niente, ma era troppo simpatica. Alla fine ho scoperto che era la sorella del Caciolla e infatti pesava come il Caciolla. Alla fine... Oh, sono le 9, io devo ancora cenare, lo sai che dopo devo uscire. Quando ha aperto la porta, gli ho dato un bel ceffone dritto in faccia. Te la devi far finita di fare la spiritosa, de fa come te pare. Mi chiamo Valentino e credo nell'amore. Poi mi ha chiesto scusa, mi ha regalato pure un mazzo di rose rosse e mi ha giurato che non lo rifà più. Certo che quelle manone ogni volta mi fa vedere le stelle. Comunque il lavoro l'ho lasciato, così lui non si dispiace più. Forse tu non l'hai ancora capito che sei mia. Sei mia! E devi fare quello che dico io, se no non so come va a finire. Mio marito mi mette le mani abitualmente addosso. Se mi trucco troppo, è un ceffone. Se mi vesto bene, è un ceffone. Anche se lo faccio per lui. Spera che la mattina non si sveglia storto, perché altrimenti la sera sono dolori. Non me l'ero immaginata così. Mi chiamo... Non me lo ricordo più come mi chiamo. Quella stronza. Un giorno è andata dalle guardie. Dice che gli è meno, che gli faccio addirittura violenza psicologica. I lividi e i graffi se li è fatti da sola. È lei che sta in torto. È lei che mi ha ingannato. Io pensavo di sposare una brava ragazza, non una che c'ha grilli per la testa. Non è colpa tua, così mi hanno detto. Te la sei cercata! Non è colpa mia. Quando torniamo a casa, te lo faccio capire a calci. Dove stai, eh? Dove cazzo stai? Certo, io avrò sbagliato a sognare Kenny Kenny e Julia Roberts, ma non ho sbagliato quel giorno quando me ne sono andata via. Amore? Non è colpa mia. Amore? Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Spogliati, spogliati, mostrami tutto, rimane solo fra te e me.
Girati di spalle, sciogliti i capelli. Guardate, guardate tutti. Me la sono fatta. Lei è facile. Chiamatela pure, questo è il suo cellulare. Oppure visitate le sue pagine social e vedrete quante belle posizioni. Non c'è niente di corto se mi mandi la tua foto. Spogliati, fidati. Spogliati. Tu sei mia e segnerò il mio territorio. Ti morderò il collo, il petto, le gambe. Saranno coperte dal segno dei miei denti. Le parole e le foto fanno più male delle botte. Avrei preferito un livido? Beh, forse sì. A meno quello col tempo poi se ne va. Ma le parole no. Le parole incidono la carne e il sangue, come piombo, continua a colare sul cuore, sui polmoni, e ti tolgono il respiro e ti tolgono il pensiero. E non importa se hai 14 o 40 anni, se la conoscevi già o l'hai conosciuto online, le parole e le foto fanno più male delle botte. La chiamano piazza virtuale, quel luogo di incontri, scambi, nuove amicizie. Dovremmo chiamarla pazzia virtuale. Io ci sono andata a passeggiare in questa piazza virtuale, con l'ottimismo, la gioia, il sorriso dei miei 20 anni. Sono stata una ragazza sempre molto timida, poco propensa a fidarmi degli altri, soprattutto dei maschi. Ma lui era diverso. Aveva letto un mio post su Instagram in cui citavo un brano di una canzone di De André e subito mi aveva cercato in privato. Ci è voluto davvero poco perché quell'amicizia diventasse qualcosa di più. E non ci interessava che fossimo lontani. A noi bastava vederci in video, parlare, respirarci sui pixel. E poi quella foto in cui gli mandavo un bacio, un po' sexy, un po' scherzosa, beh, avrebbe dovuto tenerla per sé. Come il salvavideo, soltanto per sentirci più vicini. Ma in fondo si sa, spesso l'amore non è come quello delle canzoni. Ti mando un bacio con il vento e so che tu lo sentirai. Me ne ha chieste altre, sempre più nuda, nel corpo e nell'anima. E quando ho capito, l'abisso era già troppo vicino. Le mie foto erano dappertutto, sui cellulari degli amici, sui telegrammi della rete, Instagram, su Facebook e attorno a me solo voci di scherno, sguardi inquisitori, risatine. No, ora non le sento più e questo mio corpo non c'è più. È volato via, giù, dalla finestra della mia camera, come una farfalla dalle ali pesanti di una vergogna infinita. La verità è che l'amore lo dedichiamo sempre, tutti, a prescindere da ciò che pensiamo di dover fare per guadagnarlo. La violenza, invece, quella sì, è sempre immeritata. Barricadera e non c'è mai la sera.
cura in noi. Pregherina, pregherina, fammela trovare, Madonnina, Madonnina, non ti abbandonare. Voglio una donna, 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 donna. Voglio una donna, 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 donna. Prendila che è signorina d'amore, e si innamori di te, sta specie di canguro che fa l'amore a te. Ovviamente.
può fantasticare sulle attrici, ma non sulle mie amiche. Niente sesso e spiaggia. Ma lo sa che ci si ritrova la sabbia nei posti più impensati anche dopo settimane? Menage a qua. Ma non è così divertente come crede, glielo posso assicurare. Vedo che i suoi genitori sono ancora sposati. Raro, ma ottimo. Una sorella che vive lontano e due nipotini. Adoro i parenti a piccole dosi e i pranzi familiari devono essere limitati a Natale, a Pasqua e ai compleanni. I nostri gusti musicali sembrano compatibili. Bene, e la sua pizza preferita è quelle quattro formaggi. Sono davvero contenta. È anche la mia pizza preferita. Perché? Sì, ha un buon lavoro, un fondo pensione e fai esercizio fisico con cura del corpo. Ma non troppo. Perfetto, evitiamo tutte malunzolanti e manie dell'amore troppo pronunciate. Soprattutto anch'io tengo alla forma fisica. Apri i denti. Ma vedo che si mangia le unghie. Pensa che riuscire a vedere? Perfetto, sì sì. Perfetto. Nessuna malattia grave e parla perfettamente l'italiano. Usa in modo corretto il congiuntivo. Ha proprio delle gran belle referenze. Bene, res. Dunque, perché non organizziamo un appuntamento per venerdì sera? Dovrebbe indossare jeans e una camicia bottonata, meglio a righe blu se ce l'ha. Leggero profumo. E poi vediamo come va. Allora, facciamo ristorante alle 20. Ecco, qui c'è la sua richiesta di appuntamento. Se vuole cancellarlo, mi dia un anticipo di almeno 24 ore, così mi organizzo. Devo dirle però che credo proprio che vada tutto bene. Se è fortunato, tra una settimana lei sarà il mio nuovo fidanzato. Grazie. Il prossimo! Questa canzone ad ogni donna pensata con amore, in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo ma ne valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto, che tu l'hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio, i suoi occhi il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino, e magari sei l'unica a capirla, e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia vedere il fondo della malinconia in un avvenire disperato. Che ti fanno sentire regina e principessa, e
ti amano per quello che sei e non cercano un altro dentro di te. Sono compagni di viaggio, teneri amanti, amici, come Luigi di Varese. Amore mio bellissimo, il mio papà non l'ha voluto. Mio padre a suo modo mi voleva bene e anche mio fratello, ma mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo ragioni. Io sono Amina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno portato sotto il melograno, un giardino. Mia mamma non ha voluto guardare. Non gli piaceva il mio Luigi. Giovane meccanico italiano, mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. E proprio in un'alba chiara hanno deciso che mi dovevano domare. Ma io sono una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Non mi aspettava Luigi di Varese. Io ero già promessa a un altro. Per me era scritta un'altra storia, sin da quando ero piccola, che non si poteva cancellare. Una storia che veniva da lontano, dalla valle dei Barbiani, dove i Buddha, giganti di pietra, non ci sono più. Facevano paura ai talebani e li hanno battuti per sempre. Anch'io facevo paura e non ero mica un gigante. Glielo dissi un giorno a mia madre. Mamma, posso scrivermi un'altra storia? La invento da me, come i vestiti che mi faccio da sola, quelli sbracciati, colorati, che indosso di nascosto. Una storia così, con un finale diverso. E magari ci metto anche il viaggio in moto con Luigi per scoprire le notti bianche che sono bianche come l'alba chiara di Vasco Rossi. E invece non mi rimane altro che l'arancione di questo melograno che fiorisce ad ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi rossi, come lui sa. Quando avevo 15 anni e mi trovai la fidanzata, mio padre mi comprò dei preservativi. Durante la mia adolescenza nessuno mi ha mai criticato quando uscivo con diverse ragazze nello stesso momento. Nessuno mi giudica quando voglio farmi una ragazza e prendo l'iniziativa. Fin da quando ero una ragazzina mia madre mi ripeteva di scegliere con cura con chi passare la mia prima volta. Sembrava che il messaggio che gli adulti mi volessero dare fosse: fai l'amore solo con chi ami. Non mi hanno mai detto di fare attenzione perché le donne pensano solo al sesso. Non mi hanno mai detto che per sposarmi devo essere vergine in quanto uomo. Non mi hanno mai ripetuto l'uomo deve valorizzarsi o fatti portare rispetto. Il mio sesso rispetto lo porta da sé. Io posso tranquillamente essere mantenuta dal mio partner. Nessuno mi deride. Nessuno mi darebbe della fallita se io avessi una famiglia e non un lavoro. Potrei stare tutto il giorno a casa, pulire, lavare, cucinare. Nessuno mi darebbe della perdente. Se io avessi un marito e poi divorziassi, sicuramente casa, macchina, figli spetterebbero a me. Non spetterebbe a me pagare gli alimenti dei miei bambini. Quando esco per strada, nessuno mi chiama gnoccone! Nessuno mi dice sexy in tono aggressivo. Io non ho mai dovuto attraversare la strada per evitare un gruppo di donne al bar che mi avrebbero detto qualcosa di terribilmente pesante al mio passare, lasciandomi pieno di vergogna. Non sono mai stato seguito da una donna in macchina mentre tornavo a casa a piedi. Tirassi uno schiaffo a mio marito mentre lui continua a lanciare oggetti in faccia, a urlare e a minacciarmi con un coltello. Sarei considerata la vittima. Nessuno mi additerebbe come una codarda, dicendomi aggressivamente di aver sbagliato perché gli uomini
mai sentito dire da persone del mio sesso di essere stati stuprati da un gruppo di donne. Io posso andare in giro da solo di notte. Non corro il rischio di essere stuprato o aggredito in qualsiasi momento. Questo rischio non esiste nella testa delle persone del mio sesso. Io posso mostrarmi debole e fragile davanti a tutti. Nessuno mi direbbe sì, donna. Posso esprimere liberamente le mie emozioni. Posso anche gridare a gran voce e piangere in pubblico. Nessuno si stupirebbe. E su, siamo il sesso debole. Se dovessi subire qualche tipo di violenza, nessuno mi direbbe che ero ubriaco o per colpa dei miei vestiti. Se un giorno venissi stuprato, nessuno mi dirà che è colpa mia, che mi trovavo in un posto inadeguato o che ero vestito con abiti indecenti. Nessuno sminuirebbe l'atto del mio stupratore, io sì che sarei trattato come vittima. Quando hai una relazione sessuale con una donna subito, al primo appuntamento, sei praticamente applaudito. Nessuno ti dà del troione facile oppure escort per del sesso occasionale ogni tanto. Quando hai lo stesso incarico di una donna nell'ambito lavorativo, non prenderai mai meno soldi di lei. Se un giorno fossi promosso a livello più alto, nessuno sparlerebbe di te dicendo che probabilmente sei andato a letto con il tuo capo. Le persone riconoscerebbero il tuo merito. Se tu viaggiassi per lavoro e lasciassi i bambini a casa con la madre qualche giorno, nessuno ti darebbe dell'irresponsabile. Se a 30 anni io ancora non ho figli, nessuno lo trova anormale. Se esco con certi vestiti, nessuno mi viene a dire se la va a cercare. Nessuno ti dice che il tuo posto è in cucina perché sei un uomo. Nessuno ti dice che non puoi bere o che non puoi dire parolacce essendo un uomo. Nessuno ti giudica perché sei un padre single. E soprattutto il tuo no non è uguale. Dove lui le aveva inferto 23 coltellate.
senza aprire le finestre. L'odore acre del sangue rancido mi dava il volto. Ho preso il mojo, ho cominciato a pulire i pavimenti mobili e ho svuotato secchi e secchi di acqua marrone. Nessuno aveva pensato a pulire quella stanza. Nessuno aveva pensato a me. Era come se fossi un fantasma, una persona invisibile. Ma io non ero. Ancora oggi le persone mi chiedono: ma tu, come hai fatto ad andare avanti? E io rispondo che non lo so, so soltanto che a un certo punto, mentre mi sbriciolavo, ho sentito forte dentro di me il bisogno di cambiare questa mia vita in un quadro a colori, altrimenti lui avrebbe vinto e per la seconda volta. E allora mi sono rimboccata le maniche e ho trasformato questi briciole di me in semi di future fioriture. Quel dolore però non è cambiato, è mutato, è forte esattamente come il primo giorno. E penso che non cambierà mai. Una medicina non c'è. Una meringa o una telenovela serale. Guarda i cartoni animati, ma lei
parte di coloro che si sono appostati ai lati e guardano con diffidenza. Ricordati che lo fanno perché hanno paura, perché sono ignoranti. Se ci riesci, spiega loro che sbagliano. In caso contrario, continua per la tua strada. La tua vita è la migliore dimostrazione del fatto che non sanno quello che dicono, perché non si sono mai fermati a pensare. Era la strana compagnia del duende con Lucia Di Luca.